celiachia, come diceva lei, me ne occupo da molti anni e man mano che si è andato avanti con il tempo è diventato sempre un problema, come tutto il resto, tutti gli altri problemi di cui ci occupiamo, un problema sempre più evidente a livello locale, perché sono venute, come diceva, si diceva oggi nel corso del nostro incontro, fuori tanti problemi legati a questa malattia. Ora, cosa significa questo incontro? Significa dare un'ulteriore spinta a questo problema, significa dare un'enfasi a questo problema qua. Abbiamo molte attività che si occupano di celiachia, e ci vuole molto poco, come avete visto durante l'incontro, per risolvere il problema, e perciò noi auspichiamo che ci sia sempre più gente, sempre più ristoratori, perché i ristoratori sono alla base del discorso, perché non, da soli non riusciremo a fare niente, molti più ristoratori che abbraccino questo problema qua, in modo tale che il territorio, che è un territorio a vocazione turistica, abbia un'offerta sempre più ampia, ci sia una sicurezza alimentare sull'argomento, celiachia, oltre agli altri problemi legati alla sicurezza alimentare, e ci sia un'offerta turistica ampia anche da questo punto di vista, cioè dire in sicurezza ampia. I problemi legati all'intolleranza alimentare in generale sono sempre più crescenti, come veniva fuori dal nostro discorso, perché vuoi la migliore diagnosi, ma non solo, c'è davvero un aumento delle intolleranze alimentari a livello nazionale, non solo nazionale, tutti i paesi europei e non solo, aumenta l'intolleranza alimentare, probabilmente legata a una serie di fattori contingenti a quello che è la nostra situazione ambientale, situazione alimentare, la crescita e la comparsa di nuove sostanze con cui viene a contatto l'organismo, cominciano ad aumentare. Prodotti che portano parliamo di allergie in questo caso, che differenza dall'intolleranza. L'allergia è una cosa molto più grave, che può portare addirittura alla morte immediatamente per shock anafilattico. L'allergia è un discorso, la sensibilizzazione dell'organismo a una sostanza estranea, che può essere il primum movens della discussione, cioè dire una sostanza chimica, per esempio, con cui l'organismo viene a contatto improvvisamente, che non ha avuto abitudine ad adattarsi a questa sostanza, perché il tempo tra la comparsa e la reazione dell'organismo è così breve che l'organismo non ha avuto il tempo di adeguarsi, può provocare un'allergia verso questa sostanza. Siccome le sostanze che noi troviamo in giro a livello ambientale sono delle sostanze che possono somigliare a cibi che noi comunemente consumiamo, può capitare che una sostanza che mi ha sensibilizzato per un'altra cosa mi crea anche la sensibilità alimentare, ma non solo alimentare, ecco, voglio dire anche da contatto. Io prima non ero allergico a una certa sostanza che trovo nell'ambiente, che comunemente si trova nell'ambiente, poi una foglia, un'erba, poi improvvisamente mi trovo respirando l'erba o toccando l'erba, mi viene un'orticaria o mi viene un'asma da allergia. E bisogna partire da un punto che è principale. Il primo punto da cui partire è dire, insegnare, comunicare, rendere dotti. Se posso mutuare un vecchio detto, se lo conosci lo eviti, ti ricorda la pubblicità. Allora, prima bisogna portare la conoscenza. Conoscenza a chi? Alle scuole, perché i bambini, secondo me, fanno da cassa di risonanza. Io dico, io vedo che nel punto di vista dietetico, ci occupiamo di dieta dei bambini, sana alimentazione, sana abitudine alimentare. Un bambino riesce molto facilmente a decodificare i messaggi, e non solo, fa da cassa di risonanza che trasmette ai genitori, è il contrario. C'è l'educazione del bambino verso i genitori, stiamo assistendo a una cosa del genere che è molto bella. Allora, il discorso lo insegniamo ai bambini, lo insegniamo agli insegnanti che sono bravissimi, che ci danno una grossa mano, perché riescono a trasmettere messaggi in maniera semplificata e comprensibile ai bambini. Noi abbiamo, purtroppo, ci trasciniamo dietro i linguaggi tecnici,
E poi facciamo a chi dà l'offerta, alla ristorazione, alle scuole, alle cuoche delle scuole, soprattutto cominciando alle scuole, che è più facile, alla ristorazione pubblica, alle mense collettive. E andiamo a fare corsi da anni, lo diceva il dottor Morabito, dal 98 che noi abbiamo cominciato a fare dei convegni dove invitavamo tutti i ristoratori pubblici della zona, di tutta la nostra ASL, per cominciare a comunicare e poi per quanto insegnare qualcosina, quello che è necessario per lavorare in una certa maniera. Dal 98 oggi sono passati un bel po' di anni, adesso siamo a un livello molto molto più in là, riusciamo a coinvolgere anche piccole entità, riusciamo a coinvolgere anche strutture che non sono pubbliche ma sono private, lo dimostra il fatto la presenza oggi di quella grande quantità di persone che sono tutti ristoratori pubblici, la maggior parte che erano qua, e perciò siamo contenti di questo fatto qua. Vuol dire che abbiamo seminato nel passato qualcosa che poi ci porta ai risultati. I risultati quali sono? Che noi adesso andiamo, cosa che prima, quando abbiamo cominciato questo lavoro, era una cosa sconosciuta, ma era sconosciuta per tutti, non voglio fare colpa a nessuno, perché non c'è da fare colpa a nessuno. Riusciamo a fare dei prelievi di controllo sui prodotti, a sorpresa ovviamente, e troviamo l'alimento perfetto, nel senso che non c'è il glutine, parlando di celiachia. C'è il nostro sito, sul nostro sito c'è scritto, per chi vuole può accedere al nostro sito, della nostra ASL, trova le informazioni, sempre le ultime informazioni, si può rivolgere, internet usato anche come comunicazione diretta con chiunque, si può mettere in contatto con noi, i nostri siti sono pubblicizzati, basta collegarsi e chiedere. Noi diamo sempre una risposta, rispondiamo sempre.